personalmente mi ritengo un uomo di una civiltà che non esiste più, un uomo che appartiene al mondo del dialetto, ed anche il dialetto sta scomparendo. Facevo parte di un gruppo che è passato alla storia come il Circle dei Giudaisti. Il Circolo del Giudizio non è che fosse una cosa autentica, non è mai esistito il Circolo del Giudizio, che poi in sant'arcangiolese significa il Circolo dei Matti, è un modo ironico di sottolineare la personalità di un gruppo di giovani intellettuali, di giovani studenti rumorosi, battaglieri, che naturalmente erano nell'occhio del ciclone. Per i ben pensanti, la piccola borghesia sant'arcangiolese vedeva questi qui come dei matti. Cosa vogliono questi con tutte le loro idee balzane? Bisogna sistemare l'arco, bisogna restaurare il paese, salvare le contrade, insomma tutte idee, istituire la biblioteca e poi discutere e accapigliarsi su dei concetti di estetica riguardo la poesia, non solo, ma riguardo anche la grande letteratura italiana ed europea, riguardo anche la pittura, che in quei momenti per noi italiani era un'assoluta scoperta. Te sei in de vent che fa turchei ne sil, la botena, la matma, la finestra, tu un barbai voiva de luce. Per un poeta la cosa più importante è certamente la lingua nella quale si esprime, che è una sua lingua propria. Io ho fatto l'esperienza in questa lingua, ho vissuto per lungo tempo nel dialetto, col dialetto, e di questa lingua ho scoperto tutte le possibilità, tutti i segreti, tutte le grandi qualità che ha una lingua che ha origine orale. Pu la cantela lodla a t'aria trasparenta. T'arriva sbarlucè là de Canaid, dal strè di Bienchi a Porbia, d'richesa di Rundeon i vola elt, uscint una manzurca, e sigat cantarel se surganein, le atlavant tsaul. La tartrova zuvnot, te beldlin steda. Ho scelto il dialetto perché era più consonante con la mia esperienza, col mio mondo. Poi dico ho scelto, probabilmente è stato il dialetto che ha scelto me. Quando scrivo in dialetto utilizzo delle parole che al momento stesso in cui io le pronuncio evocano l'oggetto stesso che io sto pronunciando e che hanno, come dire, una sorta di circuito particolare fra il suono e l'oggetto. Ormai io sono un uomo che va verso la vecchiaia, anzi che c'è già dentro con tutti e due i piedi. Al prossimo 3 ottobre compirò 80 anni, quindi sono decisamente un uomo vecchio che appartiene appunto a questo mondo ormai scomparso, che è il mondo della civiltà rurale, della civiltà contadina.